Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. Allora, miei cari amici, buongiorno, benvenuti. Questo è Made in Polesine. Tutte le settimane siamo qua a deliettarvi, almeno questo è il nostro intento, con i nostri titoli, insomma, i nostri titoli soprattutto di attualità. Io sono Davide Stefanelli. E Leandro Maggi, buondì. Ancora buongiorno, benvenuti su Radio Diva e anche su Made in Polesine Web TV. E niente popò di meno. E niente popò. Oggi sei tutto infiorato, tutto... Senti la primavera nonostante la pioggia. Fiorato, non vedo niente che corrisponda a questa descrizione. Ma sei convinto che non so dove... questi giorni un sì. po' piove, un po' non piove. Se dovesse piovere tanto, 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 dopo due giorni cominceremo a dire e piove sempre. Dai, non ce ne può più. Basta pioggia, vabbè, non ci sono più le stagioni come una volta. Non ci accontentiamo eccetera. Non ci accontentiamo mai, assolutamente. Abbiamo sempre qualcosa da dire. A proposito di qualcosa da dire, vogliamo leggere i nostri titoli. Allora, il primo, Carnevale che passione, poi ancora siccità e scoperte, poi ancora Ali e solidarietà, autodromo e misteri, ultimo ma non ultimo, viva l'arte povera. Questi i titoli di oggi, tra poco iniziamo la puntata di Made in Polesine. Siamo rientrati e siamo pronti per iniziare la puntata di oggi di Made in Polesine, il nostro primo titolo, Carnevale che passione. E qua entrano in gioco il signor Leandro Maggi, vabbè, e soprattutto anche il maestro. Il maestro Fiorigi, che salutiamo. Allora, ormai da questo carnevale sono 4-5 puntate che ne parliamo. Esatto. Però finalmente c'è stato, domenica 27 c'è stato sto carnevale, a taglio di Po, qualche migliaio di persone, ma veramente una grande festa. Citiamo al volo i protagonisti, Daniele Passarella di Foglie Vive, Gianna Calderoli che è un'altra grande animatrice di questo carnevale, la Proloco, l'amministrazione comunale, eccetera. Ma perché ne parliamo ancora? Prima di tutto perché è stata una soddisfazione, io per esempio, voi sapete, lo dico sempre, che sono di taglio di Po, e vedere il mio paese animato dopo due anni di pandemia, dopo che ogni volta che vai in qualsiasi posto dicono ma a taglio di Po non si fa più niente. Che è la stessa cosa che sento quando vengo a Portoviro, ma a Portoviro non si fa mai niente. Sì. E quando vado ad Adria, ma a Adria non si fa niente. Quindi il problema è che effettivamente accontentare i cittadini è dura. No, non è facile. Non è facile. Anzi. Però effettivamente il successo di questo carnevale, secondo me, ha determinato una cosa, che l'unione fa la forza. Ed è uno dei problemi di tutti i nostri paesi, che non si riesce a fare squadra, l'abbiamo sempre detto, dal punto di vista politico da una parte, dal punto di vista imprenditoriale dall'altra, ma anche dal punto di vista di riunire le varie forze, le varie attività, le varie associazioni insieme, non è facile. Quando riesce, saltano fuori delle cose interessantissime. Il carnevale ne è un esempio. Esatto, sì. Quindi, al di là dei complimenti che possiamo fare per visto il successo di questa manifestazione, è un monito perché tutte le persone, tanto alla fine sono sempre quelle che si muovono, cioè se tu vai in un paese ci sono 10 persone che fanno parte di 10 associazioni, sono sempre quelle che si danno da fare e meritano naturalmente un cappello di complimenti. Sai cosa si dice? Perché quelli non hanno niente da fare, sì, e invece non è così. È solo gente che ha voglia di mettersi in gioco, sì. Ha la passione, si impegnano, ci mettono del proprio, eccetera, sì. Eccetera. Quindi se riuscissimo veramente tutti a far questo, i nostri paesi sarebbero molto più vivi. E poi mi allargo ancora di più, se considerassimo la nostra zona, il Delta, da Adria fino al mare, come un unico agglomerato di paesi, potremmo diventare una cosa molto molto importante, ma questa è un'altra storia. Invece tutti hanno il loro orticello, si fanno piccole manifestazioni, esatto, solo in un determinato paese, addirittura viene anche frazionato nelle frazioni. Se ti allontani troppo dal campanile non va più bene. Esatto. Quindi meditiamo, sia di monito e di sprone e anche di esempio, quello che hanno fatto a taglio di Po. Una volta tanto il mio paese ha fatto una gran bellissima figura. Veramente, perché ho sentito parlare veramente tantissimo in questo giorni, è stata una ottima manifestazione, anche ben organizzata. Anche ben presentata, sì. lo sapevo che arrivavi poi. Visto come ci sono, sì. Come se ci sono girato. L'ha presa molto alla larga, però dopo alla fine è arrivato. E questa là si chiama professionalità. Certo. Quando riesci a far dire agli altri. La tagliamo. Ci sentiamo dopo. Ciao.
E allora siamo rientrati, siamo pronti per continuare con la puntata di oggi di Made in Polesine. Stiamo ridendo perché, come sempre, nel fuori onda. Nel fuori onda, mentre vanno gli spot, mentre vanno le musiche, le canzoni, e succede di tutto, insomma. No, ma poi dopo lui, finita la puntata, sarei bastardo, terrei il fuori onda e poi lo metterei su Facebook, su YouTube, invece me li fa cancellare. Li faccio cancellare perché questo qua è... Sono bastardo. È un ricatto dopo a sì, vita. Sì, sì, sì. Allora, dai. Parliamo di siccità e scoperte. Allora, che dire, siccità e scoperte. Manca l'acqua, ne abbiamo parlato anche la volta scorsa, è un altro problema, in questi giorni piove, non piove. Qualcosa di acqua è arrivata finalmente, dai, in questi però giorni. È una cosa che ci sono rimasto a bocca aperta, e probabilmente tutti, ho messo un video di un residuato bellico che è stato pescato tra Castelmassa e la zona di Ferrara, di un residuato bellico appunto della Seconda Guerra Mondiale, ha avuto 1,5 milioni di visualizzazioni. Quindi questi misteri che Adige e poi in Secca stanno mettendo fuori e sono affascinanti. Per esempio a Ficarolo mi sembra ci sia apparso un vecchio ponte, a Lusia forse, un vecchio ponte sull'Adige. Sempre sull'Adige è venuto fuori un vecchio castello che era sommerso dall'acqua, eccetera, eccetera. Ma quanti segreti mantiene non verranno mai scoperti, bisogna quindi un po' più approfondire la cosa, nel senso proprio approfondire e andare a scavare, ecco. Quindi quanto è affascinante la storia, scoprire le cose, perché io ho sempre guardato con sospetto gli archeologi, perché l'archeologo, sai che sempre a Roma quando fanno la metropolitana, Roma c'ha più cose archeologiche lei che qualsiasi altra parte del mondo. Certo, sì. Ogni volta che fanno un metodo della metropolitana bloccano tutto e arrivano gli archeologi, perché mentre una ruspa ci mette un attimo a fare un buco, l'archeologo ci mette 4 anni per fare 10 centimetri quadrati, perché va col pennello. Esatto. Non deve rovinare niente, insomma. Quindi, mi sembra anche giusto. Però a questo punto ho visto, io poi tra l'altro ho seguito quando ha tirato su il carro del residuato bellico tedesco, ed è affascinante vedere dal passato che salta fuori questo coso qua. Un 70 anni sott'acqua. Sott'acqua, chissà quanti misteri nascondeva e quante persone magari in quel carro sono saliti, oppure quante persone con i cannoni del carro sono morte. E questo, quindi, e c'è questo fascino del coso. Che dire, vorrei sapere magari un storico del 3000 cosa dirà magari di questo periodo, ma questa è un'altra storia, visto che in questo momento abbiamo talmente tanta roba informa. Non so se arriveremo. Noi forse no, un po', ma forse con un po' di culo. Però arriveremo molto vicini, però. sì, vabbè. Vabbè, comunque, belle stesse scoperte che vengono fuori da un passato, tra l'altro neanche tanto remoto, 80 anni sono pochi. Dai, ci sentiamo tra pochissimo allora per continuare Made in Polesine. Siamo rientrati, siamo sempre noi, quelli di Made in Polesine, Davide Stefanelli e Leandro Maggi, questa è Radio Diva e Made in Polesine Web TV. Vi ricordo, ogni sabato tra le 11 e mezzogiorno la diretta, poi la replica la domenica mattina tra le 10 e le 11. E adesso un altro titolo molto importante, Ali e Solidarietà. Dimmi un po'. Allora, dimmi un po', parliamo spiegami. Di Ali, perché il supermercato Ali di Portoviro, non stiamo facendo pubblicità, ma più che altro parliamo che ha fatto una cosa interessante, ha messo dei lavoretti fatti dai ragazzi dei titoli minori, che è un'associazione che raccoglie dei ragazzi che hanno qualche difficoltà, qualche handicap, eccetera, hanno fatto dei bei lavoretti che sono in vendita per poi autofinanziarsi. E quindi prendiamo spunto da questa cosa importante, naturalmente ringraziamo anche il direttore del supermercato Ali di Portoviro, Boscolo, che ci ha invitato, e per appunto vedere questa cosa qua. E, che dire, c'è una serie di associazioni, tra le quali Titoli Minori, ma anche Peter Pan, ma ce ne sono veramente tantissime, che cercano di fare dell'inclusione, del poter mettere questi ragazzi che hanno qualche difficoltà. Mi ricordo per esempio, per definire questo, una mostra fotografica che si chiamava Scusate il ritardo, quindi dare l'opportunità a questi ragazzi di inserirsi nel tessuto sociale, di collaborare per certe iniziative, quindi bravi, complimenti. Per esempio mi viene in mente
il catering che a titoli minori riesce a fare nelle varie attività istituzionali, quindi questi ragazzi che fanno, preparano dei cibi, servono le persone, quindi sono veramente segnali importanti per far sì che questi ragazzi siano sempre più integrati nella nostra società. Bravi, complimenti, farne sempre di più di queste cose, complimenti anche alla sensibilità, prima di tutto, in primo luogo del direttore di Ali Supermercati di Portoviro, ma anche del management di Ali, a livello, ricordiamo, a livello Veneto è uno dei primi supermercati con centinaia di punti vendita, e infatti la responsabile che era presente ha detto: da questo esempio stiamo facendo altre cose simili a San Donato di Piave, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi bravi, quindi quando un'iniziativa è brava, fatta bene, bella e merita la nostra attenzione, noi ci siamo. Noi bravi. Ci siamo, siamo qua ad evidenziare questa complimenti, cosa. Complimenti, ci piace complimenti. Molto. Allora, esaurito anche questo argomento, abbiamo finito per il momento, ci sentiamo, ma torniamo tra poco. E allora siamo pronti per ricominciare la nostra puntata di Made in Polesine, altro titolo molto interessante, un po' triste anche se vogliamo, sì. Perché si tratta di una realtà proprio qua vicino a noi, parliamo dell'autodromo e misteri. Allora, che dire, innanzitutto purtroppo il 31, che era giovedì, è cominciata l'asta dei beni mobili dell'autodromo di Adria. Ricordiamo che l'autodromo di Adria era una grandissima realtà del nostro territorio, facevano delle gare internazionali, gare di campionato europeo, anche di kart, ma non solo, era veramente una grandissima realtà, che tra l'altro aveva un indotto importante nel settore alberghiero, perché quando c'erano le gare, gli alberghi erano pieni. E naturalmente questo ha sconvolto, ha scombussolato un pochino tutto. Così a Soldoni avevamo capito che c'era un fallimento in atto, il tribunale aveva deciso di intervenire, di chiudere l'autodromo e poi di metterlo già all'asta. Questo implicherebbe sicuramente poi, per quanto riguarda una ulteriore ripresa con un altro proprietà, diventerebbe un grossissimo certo. problema. Però c'è stata una conferenza stampa, mi sembra martedì scorso, di BioItalia. BioItalia è l'ultimo gestore di questa di questo autodromo e ci avevano un po' spiegato che la società che è effettivamente proprietaria di questo immobile, che è un fondo di investimento che si chiama Dharma, aveva un contenzioso con la prima gestione che si chiama FM. Però BioItalia aveva fatto un preliminare e aveva proposto l'acquisto di questo, quindi per risolvere tutto il contenzioso. E quindi io onestamente non abbiamo capito, noi presenti, chi ha ragione e chi no. Ci sono state delle accuse pesanti da parte di BioItalia, che probabilmente ne prenderà anche le conseguenze di queste accuse, accusando da una parte il tribunale, da una parte poi i curatori fallimentari, ma noi non siamo qua per fare gli avvocati certo. di questo. Però, ecco, se c'erano questi dubbi, a noi sorge spontanea la domanda, perché non si poteva aspettare di chiarire questi dubbi e poi dopo intervenire senza creare lo scombussolamento che c'è stato. Ricordiamo che la settimana dopo, 10 giorni dopo della chiusura, c'era una gara importantissima di campionato europeo di kart, mi sembra, ed era una gara che avrebbe portato nelle casse dell'autodromo sicuramente qualche milione di euro, ma non solo, avrebbe creato nell'indotto qualche altro bel milione di euro. Infatti alla conferenza stampa c'erano presenti tra l'altro pochissimi amministratori di Adria, ma soprattutto c'erano tanti albergatori, che sono quelli che sono stati più penalizzati. Beh, sicuramente ci sarà qualcosa che noi non sappiamo. Sicuramente, adesso non stiamo assolutamente dicendo che... Non possiamo sapere tutto, ci sono delle cose però che davanti sono a... molto riservate, quindi non vengono divulgate. Sicuramente c'è un tribunale che sta facendo il suo lavoro, niente da dire. Però giustamente dicevano i presenti, diceva anche l'avvocato di BioItalia, magari era giusto risolvere prima il problema di chi è la colpa, di chi ha le responsabilità e dopo magari chiuderlo. Ma chi siamo noi? Fatto sta che l'autodromo in questo momento qua, che sta subendo uno sventramento, in questo noi siamo andati a vedere una tristezza enorme, perché vedere questa struttura, questa bellissima, hangar, bellissima, che tra l'altro è enorme, esatto. Vederla lì, che probabilmente non si sa cosa succederà, come andrà a finire, se, ma poi ci sarà probabilmente demolito, un saccheggio, non si sa niente, perché
come giustamente dicevi tu, quando una struttura è abbandonata a se stessa, poi succedono i saccheggi, cioè sì, tra non c'è neanche a rompere una, i vetri, non c'è neanche una vigilanza, quindi sì. Proprio è chiusa. Ci diceva che esternamente passa la vigilanza perché hanno ancora i contratti in essere tre volte la sera, però all'interno potrebbe succedere di tutto e di più. Ecco, che dire, a noi dispiace vedere questo grande gigante, una bella realtà polesana che se ne va. Ce ne sono state altre che se ne sono andate, tanti treni perdiamo ogni volta qua in Polesine, e questo non ci voleva, questo non ci voleva, e questo ci dispiace. Vabbè, detto questo, ci sentiamo tra pochissimo per l'ultimo argomento di oggi. Rientrati quindi pronti per l'ultimo argomento di oggi che andremo a sviluppare, parliamo di arte. Viva l'arte povera! Arte povera, cioè allora, in finale di puntata ci spostiamo, facciamo qualche chilometro nella provincia di Ferrara. Vabbè, siamo abbastanza vicini. Siamo in mezzo a Polesine e Ferrara, no, nel senso che se vi succede di andare all'abbazia di Pomposa, che tra l'altro è una cosa bellissima, è una delle abbazie più importanti, più ben tenute, segno del Medioevo, 1300-1400. Tra l'altro sapete che nell'abbazia di Pomposa hanno inventato, eccolo qua, gli spartiti? A fagiolo. Praticamente, sì. Sì, il pentagramma l'hanno inventato nell'abbazia, un abate dell'abbazia di Pomposa. Ma perché ne parliamo? Perché e parliamo di arte povera? Perché c'è una mostra, io l'ho detto estemporanea, invece mi hanno spiegato che è una mostra permanente, di un artista che si chiama Enrico Menegatti, che si chiama Natte dal mare. Praticamente con i legni che trova nella battigia ha fatto delle opere d'arte straordinarie. Opere d'arte che tra l'altro si possono vedere non solo lì, ma anche sull'argine che va da Volano a Lido delle Nazioni, e io vi invito ad andare a vedere. Però è veramente talmente bello, talmente anche suggestivo vedere rianimare una cosa morta, perché sono rami morti che non hanno più vita, eccetera, e vederli rianimati con le immagini, non so, della iena, del leone, delle gazzelle, del coccodrillo, del velociraptor. Quindi io in finale di puntata volevo fare i complimenti ad Enrico Menegatti, che è questo artista, che col legno e fil di ferro, quindi non c'è che si sia viti col trapano. Una cosa semplicissima, ecco. Se vi capita di guardare su YouTube, a livello di materiale, su YouTube, Enrico Menegatti, oppure anche su Facebook, merita veramente. E se vi capita di andare all'abbazia di Pomposa, qui facciamo pubblicità ai cugini ferraresi, merita anche questa una bella sosta, una bella visita. E con questo abbiamo finito la nostra bella puntata. E con questo abbiamo finito, abbiamo esaurito i nostri argomenti. Noi non ci resta che proprio un attimino di pausa e poi torniamo per i saluti finali. Siamo veramente in conclusione di appuntamento anche questa settimana. È andata. Noi siamo felici, insomma, perché abbiamo concluso il nostro tempo a disposizione, però ci sentiamo la prossima settimana. Bravo. Come sempre, qui su Radio Diva, ma anche su Made in Polesine Web TV. Cosa dire? Vi auguriamo come sempre un fine settimana splendido, meraviglioso. Speriamo che il tempo in questa domenica sia... Cioè che piova, ma quando andiamo via noi. Quando andiamo via noi. Quando andiamo via noi, un po' di sole. Appena tornate a casa può piovere. Un po' piove, senza problemi. Allora, che dire, tra l'altro in aprile, ricordiamo, ci sono un sacco di manifestazioni, ne seguiremo un bel po', adesso non vi anticipiamo niente. Ma in ogni caso siamo in aprile dolce dormire, eccetera, eccetera, però ci saranno grosse manifestazioni che noi seguiremo come solo noi sappiamo fare. Eccola qua, questa è un'altra... come la possiamo definire? Un'altra... Ruffianata. Perché io stavo facendo un gesto che... Sì, che magari per radio non si vede. Non si vede, ma in video sì. Però. Ci sentiamo la prossima settimana nel nostro countdown, come sempre, 3, 2, 1... Ciao a tutti! Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.